Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo primo video di questa prima serie su Git. In questo video vediamo un attimino che cos'è Git e a cosa serve soprattutto e perché è importante che voi lo conosciate. Allora ragazzi, Git è un sistema di controllo di versionamento open source, gratuito e multipiattaforma. In pratica è un programma che vi permette di salvare sia sul vostro computer che su un server più versioni di uno stesso file o di un progetto che potete andare poi a modificare nel tempo. Serve principalmente a quattro cose. La prima è a lavorare nello stesso team, quindi con più persone, allo stesso progetto, senza dovervi passare però i file a mano. Quindi Git è molto utile per questa cosa. Poi vedremo man mano nei prossimi tutorial come fare. È utile per i backup, quindi se avete bisogno di fare dei backup periodici o giornalieri di quello che state facendo. È utile a confrontare le modifiche tra una versione e l'altra di un file, che può essere sia un file contenente codice, sia un file di testo, sia anche dei file binari. E soprattutto è utile perché nel caso in cui vi capiti di fare qualche errore madornale, diciamo, con i vostri progetti, magari dei bug veramente gravi, avete la possibilità di tornare a una versione precedente in maniera veramente, ma veramente semplice. Quindi è molto, molto, molto importante conoscere Git in tutti gli ambienti professionali. È un programma che usano tutte le grandi aziende, tutte le grandi software house, della Silicon Valley, per farvi capire, quindi Facebook, Google e compagnia usano Git per per il loro flusso di lavoro. E molte aziende lo richiedono appunto come requisito per poter lavorare da loro, insomma. Quindi vediamo un pochettino come funziona un po' più in dettaglio questo nostro Git. A questo proposito vi ho preparato un piccolo disegnino. Quindi Git è stato creato da Linus Torvalds, che è lo stesso autore del kernel di Linux, quindi scritto in C, ed è un semplice eseguibile che si può installare sia sulla vostra macchina, quindi sul vostro computer personale, e sia ovviamente poi sul server dove andrete a salvare i progetti. È un software di controllo di versionamento, quindi funziona in maniera molto simile a quella degli altri controlli di versionamento, salva le differenze o i cambiamenti tra una versione e l'altra di un file. Git in particolare, a differenza degli altri sistemi di versionamento che fanno esattamente questo, fa delle foto, diciamo delle istantanee, di com'è un file in quella determinata versione. Se è cambiato rispetto alla versione precedente, salva i cambiamenti, altrimenti semplicemente riprende il file così com'è e lo riporta nella versione nuova. Comunque questi sono dettagli tecnici. Giusto per fare un po' di chiarezza. È distribuito. Che significa distribuito? Distribuito significa che sia voi sul vostro computer personale, sia un server da qualche parte nel mondo, ha il vostro progetto. Ovviamente voi potete anche decidere di aprire un vostro server Git, nel quale poter mettere tutti i progetti della vostra azienda oppure i vostri progetti personali, oppure affidarvi a dei servizi come quelli che vedremo, che sono anche gratuiti o a pagamento, dipendentemente dal tipo di servizio che volete. Che significa, insomma, questo fatto di avere un sistema distribuito? È molto importante perché se il server per un qualche oscuro motivo esplode o va male o non so, viene chiuso per qualche ragione, comunque voi avete il progetto sul vostro computer e viceversa. Quindi se il vostro computer si rompe, si rovina o qualcuno lo fa saltare in aria, comunque il progetto ce l'avete sul server, quindi vi basta cambiare computer, riscaricare il progetto e potete fare tutto quello che volete. La stessa cosa ovviamente vale se lavorate in più persone. Quindi tutte le persone hanno la stessa versione del progetto, anche perché Git vi obbligherà, poi vedremo, ad aggiornare la versione del vostro progetto ogni volta che vorrete proporre una modifica al server. E quindi in questo modo tutti quanti lavorano alla stessa versione, non ci sono problemi con modifiche fatte da Carlo piuttosto che da Luigi o da Pino piuttosto che da Gigi, e quindi diventa molto più semplice lavorare in team senza doversi passare i file a mano e tutto quanto diventa molto più veloce. Molto più sicuro perché appunto il sistema è distribuito, quindi non ci sono pericoli di perdita di dati a causa di computer che fanno una brutta fine e diventa tutto quanto molto più ovviamente professionale da questo punto di vista. La cosa bella è che oltre a tutti questi vantaggi, Git ha l'enorme vantaggio di essere semplice, bastano 4-5 comandi scritti su una console, come vedremo nei prossimi video, per poterlo usare e per poter appunto lavorare con questa tecnologia. In più, Git è gratis. E quindi potete tranquillamente scaricarlo senza dover pagare nessuno ed è anche multipiattaforma, funziona sia su Windows, sia su Linux, sia per Mac. Quindi potete poi ovviamente su questi tre sistemi operativi andare a caricare tutti i progetti che volete. Vediamo subito come scaricare Git. Quindi basta andare appunto su Google, io cerco Git download. Eccolo qua, il primo link, quello di gitsgm.com downloads, è quello che mi porta alla pagina di download di Git. Come vedete c'è per tutti questi sistemi operativi,
Basta semplicemente prendere la versione che volete, io ho quella per Windows. Il download è molto veloce, il file è molto piccolo, quindi in realtà poco dopo potete subito scaricarlo e installarlo. Per installarlo vi basterà avviare l'eseguibile e semplicemente andare sempre avanti nelle varie schermate, se volete fare l'installazione semplice. Se poi volete cambiare qualcosina, potete tranquillamente leggere tutto quanto quello che c'è nelle varie sezioni e decidere se volete cambiare delle cose oppure no. Io l'ho già installato ovviamente sul mio computer, quindi non lo reinstallo. Ripeto, per installarlo nella maniera più semplice, andate semplicemente sempre avanti tra le varie schermate. E farà tutto lui, tranquillamente. Una volta installato, potete passare al prossimo video in cui vediamo come iniziare a lavorare su Git e come prendere, diciamo, creare il nostro primo progettino su Git. Quindi da Riku The Favs è tutto, per il momento ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video. A presto!